Ragazzuoli, avete sicuramente sentito questa musica di sottofondo che dà molta carica ed è quella che dovrete avere intanto per questo episodio che sarà magnifico, ve lo spoilerò già, e poi anche perché vi sto per dare delle informazioni, degli annunci importantissimi. Il primo è che, come vi ho già detto sui social, ci vediamo domenica pomeriggio dalle 16 in poi al Pincio perché farò un raduno. Non sarò da solo, con me ci saranno Noxer, Sespo, Zlatan, Sergix e molti molti altri. Poi sarebbe anche dovuto venire Erna, però è un po' gay e quindi non ci sarà. Ma le comunicazioni non finiscono qui perché ci vedremo anche la settimana prossima, ovvero sabato e domenica al Let's Play. Non so se sapete di cosa si tratta, comunque è una fiera stile Romix che andrà in scena per la prima edizione. Quindi, che dire, vi aspetto e buon video. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo 29esimo episodio della carriera. Buon venerdì a tutti e penso che sia veramente un buon venerdì perché come avete sentito poco fa nell'intro era tutto vero, cioè non è che non avrebbe avuto senso fare un intro del genere dicendo cazzate. No, è tutto vero, quindi per chi è di Roma e anche chi vuole farsi un bel viaggetto questo weekend, domenica dalle 16 siamo al Pincio, cioè chi mi ha chiesto dov'è il Pincio. Allora, in pratica la terrazza del Pincio, lezione di geografia, si trova sopra Piazza del Popolo, proprio qua arriva Piazza del Popolo, guardate in alto c'è il cielo. Spostate un po' la vista e trovate anche questa mega terrazza del Pincio da dove si vede praticamente tutta Roma. Detto questo, esiste anche Google, quindi anzi chiederlo a me potreste cercare su Google Map. Detto questo, cominciamo a parlare della carriera. Eh sì, perché è stato un episodio agrodolce. Lo scorso abbiamo vinto al 90esimo contro lo Swansea in casa in Premier League, ma poi abbiamo perso sul campo delle Liverpool, abbiamo perso anche sul campo delle Brondby in Europa League, eccolo qui l'incontro 3-2, partita carambolesca e rocambolesca soprattutto. Se non l'avete vista, vi invito ovviamente a guardarvi l'episodio precedente, il titolo è forte e chiaro: che amarezza. Detto questo, come vedete dal nostro prossimo impegno, giocheremo contro il Las Palmas. Las Palmas che è a pari merito con noi nel girone. Ovviamente noi siamo favoriti, ma lo siamo dalla vigilia di questa Europa League. Quella contro il Brondby è stata una sconfitta ingenua. Io ho sbagliato, cioè ho sbagliato io in generale come modo di difesa e questo premesso questa cosa qui, contro il Brondby FIFA ci ha fatto perdere e contro il Liverpool mi sono stato zitto perché la cazzata l'ho fatta io con Alessandro, carissimi ragazzi che commentate i video. Dovete imparare, e questo ve lo dico perché di solito queste cose le dico all'ultimo, oggi ve le voglio dire subito, dovete imparare a guardare le cose in maniera globale. Perché se io in un discorso in cui tiro fuori la frase "è colpa di FIFA", se in quel discorso ho detto anche "non lo dico mai perché comunque spiego tutti i motivi, premetto che è colpa mia" e tutto quanto, voi non potete estrapolare dal concetto solamente la frase "è colpa di FIFA sempre quando perdo". Non è così. Poi, oh, fate quello che vi pare, ve lo posso dire, ve lo dico tranquillamente, fate quello che vi pare. Io però ovviamente il chiarimento lo farò sempre perché sono una persona a cui piace non fare troppe polemiche su cose inutili. E soprattutto se sono stronzate del genere, perché non chiarirle? E allora direi di partire. Europa League, giovedì 19 ottobre in casa al Key Power Stadium, Leicester contro Las Palmas. Go Foxes. Due sconfitte nelle ultime tre gare ufficiali sono troppe, chiaramente troppe per un Leicester che sogna in grande. Buonasera dal Key Power Stadium, siamo quasi al giro di boa di questo girone, la terza ed ultima giornata della parte d'andata. Poi rigiocheremo contro le stesse squadre e dovremo recuperare almeno 3 punti prima di questa partita, perché non è detto che batteremo un avversario comunque scomodo sulla carta che viene a fare la sua onesta partita e che al momento è a pari merito con noi nel gruppo. Questa è la classifica con la Brondby a 6, il Leicester e la Spalmas per l'appunto a 3 e poi l'Utrecht che le ha perse tutte. E quindi sì, abbiamo vinto, ma abbiamo vinto solamente contro una squadra che dimostra di essere la più inferiore del girone, la squadra Materasso. E allora oggi, signori, ci vuole un grande Leicester. E ora riparte Leicester con Ousmane Dembélé, inserimento da parte di Jamie Vardy che può puntare alla porta. Vardy viene di fisico, tiene molto bene, può vale girarsi, non c'è nessuna rimorchio, c'è invece Tielemans che carica la conclusione, respinta, c'è Dembélé, ma c'è soprattutto Lemos che salva il Las Palmas. Viera. Livaja, spalla alla porta, gira e calcia. E questa è la prima palla gol del match che arriva tardi, al 29esimo, ce l'ha un ex conoscenza del calcio italiano come Marco Livaja. E allora vuole andare verticale il Las Palmas, che con il passare dei minuti sta crescendo. Dembélé poi si mette in mezzo, a verticale il pallone a Vardy. Attenzione a Jamie, vuole inventare, va sul sinistro, dove non si passa. Lui passa però, viene messo giù, intervento sul pallone. Che rischio! Corso dal numero 17 del Las Palmas. E che invenzione di Jamie Vardy. Boateng. Addirittura Marquinhos che esce su di lui. Marquinhos e Boateng che hanno giocato nello stesso periodo
nel campionato di Serie A quando Boateng era al Milan e Marquinhos alla Roma. Attenzione a Vardy, qui non c'era nulla però. Non c'era nulla. Vardy andava dritto, sparato in porta. E si prende anche un cartellino giallo incredibile. Non c'era nulla. Vediamo se con Villalba a destra si giocherà di più intanto su quella fascia, perché Mares non ha toccato molti palloni nel primo tempo. Vediamo se, anche se riusciremo a impensierire di più i nostri avversari. Poi Bigas, Castellano, Mesa da Livaglia che viene incontro, Castellano inserimento, qui bucata la difesa dell'Eister con Mesa che punta Dragoschi, va col sinistro, la spalma si in vantaggio, bucato il Leicester centralmente, l'inserimento addirittura di un giocatore molto difensivo come Mesa che ha fatto una serie di 1-2 che l'hanno fatto arrivare in porta, poi non sbaglia, mette il pallone a fil di palo. Errore secondo me da parte nostra, perché ci siamo persi un pezzo di difesa, ci siamo persi un pezzo di difesa qui. Tiron sbaglia, consegna il pallone ad Ahmed Musa che può correre, parte il nigeriano, dentro da Vardy, bella palla per Vardy che punta la porta, Vardy sul fondo, ha sbagliato tutto Gemi che se la prende con se stesso e fa bene. 65 sul cronometro, 25 al 90esimo. Intanto pallone consegnato a Bellerin che va dentro da Dembélé, trovato in qualche modo Dembélé da Vardy, nel rigore Vardy si gira e passato in qualche modo Vardy! Ancora Vardy! Il pari dell'Leicester! Questa volta non sbaglia, ha la palla sul destro, fa 1-1. E adesso senza gufarcela come contro il Brondi, andiamocela a prendere perché il tempo c'è. Forza ragazzi! Prova qui a prenderlo Mendy, insiste ancora alla spalma per la conclusione arpionata, e allora attenzione alla ripartenza possibile per il Leicester con Villalba che ha visto Musa, ma soprattutto Vardy, poi da dentro il pallone interno che non filtra, c'è Junusovic, arriva più che riallarga per Alessandro, seguiamo tutti un fiato gli ultimi minuti di partita che possono essere caldissimi, Alessandro dentro ma Vardy si è fermato inspiegabilmente, peccato perché era un ottimo movimento, un ottimo potenziale per la gol per il Leicester. Game over, 1-1 tra Leicester e Las Palmas, più di così non siamo riusciti a fare, e allora arriva un pareggio che è ovviamente amaro per come si è messa la partita. Leicester ha avuto la palla del 2-1 in contropiede e quello significa tanto, significa aver sciupato parecchio, è un risultato purtroppo che non può lasciarci soddisfatti perché restiamo sì aggrappati alla qualificazione con tutto il giro di ritorno da fare, però restiamo a pari punti con una squadra che secondo me dovevamo battere. E quindi questo ovviamente è la foto della partita. Era una partita da vincere e purtroppo nel calcio le partite da vincere non sempre si vincono, però dovrebbero essere vinte per fare il salto di qualità. E Leicester che non ha neanche convinto pazzescamente dal punto di vista della prestazione. Noi giochiamo contro il West Ham, giochiamo contro una squadra che lo scorso anno ci ha fatto vedere le pene dell'inferno, soprattutto in casa nostra, e vediamo un po' dove la giochiamo questa partita. Ho il sospetto che si giochi in casa perché abbiamo giocato ad Anfield una settimana fa. Così è, finì 1-3 lo scorso anno, insomma un bruttissimo Leicester, una bruttissima uscita da dimenticare, ci proveremo. L'obiettivo primario è quello di tornare alla vittoria per non far allontanare, non far scappare molto le squadre che ci sono sopra e non veder scappare soprattutto la zona Champions, quel che è il nostro obiettivo finale in questa stagione. Il fatto poi che si giochi nel nostro fortino, perché il Leicester in questa stagione è imbattuta al King Power Stadium di fronte al proprio pubblico, ci dà quella carica in più per portare a casa anche questa partita. Qui Bellerini interviene alla grande, poi Dembélé tiene il pallone, lo offre a Riyad Mahrez, bravo a difenderlo qui Dembélé, parlavamo del suo fisico un po' gracile e adesso sta sicuramente migliorando. Intanto Mahrez di con risposta, il pallone calcia a giro, la prende Adrian, poi arriva Vardy che non può calciare per l'opposizione di Ogbonna, tocco verticale per Calleri. Attenzione a Jordan Calleri che va via Marquinhos, Calleri fino in fondo, Marquinhos rinviene, Calleri non può crossare. Poi c'è anche un contrasto, alla fine riesce a calciare l'esterno del West Ham che non trova la porta. Cugliate, allarga per Payet, può andare attraverso da lì, eccolo con l'esterno sulla testa di Calleri, palo e poi Ziller. Alla fine Ziller qui cade per terra, calcio di punizione per il Leicester. Sario, Dembélé, verticale per Vardy, Ogbonna era lì. Devo dire che l'ha preparata molto bene l'allenatore del West Ham perché non ci sono sbocchi interni per il Leicester. I classici inserimenti verticali di Vardy oggi non ce n'è uscito uno. Hanno chiuso sempre molto bene. Dembélé allarga per Bellerin, c'è Capuccia che fa movimento, il pallone di ritorno per Dembélé che vuole anche andare a giro con il sinistro. Una meraviglia, Ousmane Dembélé, la fotocopia del gol col Tottenham, se non più bello. Leicester 1 West Ham 0, eccolo l'episodio che ci voleva.
non ci sono sbocchi interni, si fa la conclusione da fuori. De Bruyne ha tolto la ragnatela dal 7, un gol capolavoro di Usman, capolavoro, 1-0. E questo è il replay più bello in assoluto, guardate dove l'ha messa. Movimento anche da parte di Jamie Vardy. Eccolo Jamie, aspetta Mendy, eccolo il palo interno per Mendy, Adrian in calcio d'angolo, la botta del 24. Unesimo out per il Leicester, batte Pellegrini questa volta. Lo segna per il palmo a Feguli che vuole partire su Chilup, non ci è riuscito Chilup. Allora per Capucca che ci mette la punta del piede, Jurusovic, Pellegrini, da Dembélé, dentro per Vardy, stop e tiro! Jamie Vardy, 2-0 per il Leicester. E secondo gol in una settimana per Vardy, terzo in 10 giorni. Momento straordinario per Vardy che segna tanto, messo ovviamente in porta dai compagni e soprattutto fa tutto bene. Pellegrini, Junuzovic lascia passare, ancora Junuzovic, la palla resta lì, quindi Vardy al limite si inventa una giocata, Vardy, poi Pellegrini per il 3-0 del Leicester. Un'azione infinita e chiusa da lui che praticamente l'aveva aperta. Eccolo qui il gol di Pellegrini, 3-0 del Leicester. E non gli abbiamo perdonato nulla, così come avevano fatto loro lo scorso anno nel primo tempo. Fu forse il primo tempo più brutto della gestione Marconi, ma ce lo ricordiamo bene, quindi non ricordiamolo ancora. Ricordiamoci di questo 3-0 secco alle West Ham. Sempre più giù in classifica, sempre fermo a quota 5 punti. Ovviamente stretta di mano sobria tra i due mister. E a questo punto, con l'esultanza di Jamie Vardy che stringe i pugni, Vardy che non ci sarà nella prossima partita ovviamente perché ha giocato oggi 90 minuti, ha giocato 90 minuti anche in Europa League, dove deve rifiatare, e giocherà ovviamente Niang tutta la partita contro il Watford. Watford, piccola chicca, intanto ricostiamoci il gol di Dembélé, che è la vittima preferita di Vardy, almeno lo scorso anno lo è stata. E a questo punto, ragazzuoli, ci sarebbe ovviamente la partita contro il Watford, che però non sono riuscito a passarmi nel computer, ovvero non sono riuscito a passarmi la clip per i soliti problemi tecnici, che più uno ha fretta più Dio simpatico, poco simpatico ci sono. Mi dispiace, però farò in modo di farvela recuperare ovviamente nell'episodio, all'inizio dell'episodio che uscirà martedì, quindi prossimo episodio. Vi do appuntamento comunque domenica con la serie su La scuola fa schifo, che torna con un episodio molto speciale, e poi per l'appunto all'episodio di martedì. Vi ricordo, come detto all'inizio del video, che domenica c'è il raduno, quindi non mancate. La mattina vi vedete il video sulla scuola, il pomeriggio venite a Piazza del Popolo, anzi al Pincio più precisamente, e niente, bella regà.